Movida Salernitana nel mirino della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle hanno sanzionato numerosi titolari di esercizi commerciali e locali notturni per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. L'intervento dei finanzieri del gruppo di Salerno sulla disposizione della Procura della Repubblica per i minorenni, dopo svariate segnalazioni giunte rispetto all'abuso di alcol da parte di giovanissimi nei principali luoghi di aggregazione della città capoluogo e non solo, e in svariati locali della Movida Salernitana. Già per tutta l'estate la Guardia di Finanza aveva effettuato controlli a tappeto che sono proseguiti anche nelle ultime settimane. Predisposti servizi volti a prevenire e contrastare questo fenomeno dilagante attraverso il quale sono stati accertati degli illeciti. Venivano cedute infatti copiosamente bevande alcoliche a favore di minorenni, tanto che sono scattate multe a raffica. Quello della somministrazione di alcol a minori è uno dei principali problemi che vengono affrontati quotidianamente dalle forze dell'ordine. Gli ultimi dati Istat parlano di una diminuzione del consumo da parte dei minorenni, ma vale la pena dare uno sguardo con attenzione ai dati emersi dall'ultimo report Istat targato 2016. I consumatori giornalieri di bevande alcoliche sono in Italia il 21,4% della popolazione, dagli 11 anni in su, confermando il trend strutturale in discesa degli ultimi 10 anni. Si è passati dal 29,5% del 2006 all'attuale 21,4%. Continua invece ad aumentare la quota di coloro che consumano alcol occasionalmente. Nel 2016 siamo al 43,3%, nel 2006 eravamo vicini al 39%. La popolazione giovane, dai 18 ai 24 anni, è quella più a rischio per il binge drinking, cioè chi beve almeno 6 bicchieri di bevande alcoliche al giorno, frequente soprattutto durante i momenti di socializzazione, come dichiara il 17% dei ragazzi. Tra i 18 e i 24 anni che frequentano spesso discoteche, spettacoli sportivi o concerti, sono più diffusi gli aumenti dei consumi di alcol. Il consumo non moderato di alcol dei genitori in famiglia influenza il comportamento dei figli. Il 30,5% delle persone dagli 11 ai 24 anni che vivono in famiglie dove almeno un genitore ha un consumo di alcol eccedente ha purtroppo le stesse abitudini non moderate. Tra gli adolescenti diminuisce sensibilmente il consumo di alcolici generale dal 29% al 20,4%, sia giornaliero sia occasionale. La bevanda alcolica più consumata è il vino, poi la birra e quindi superalcolici o liquori. Il consumo invece è diminuito tra le donne. Ed eccoci a livello territoriale. I maggiori consumi sono in Trentino, Friuli e Valle d'Aosta, storicamente le regioni dove alcol, vini e liquori vari sono la normalità o quasi. In Campania i dati sono stabili, per abuso di alcol muoiono in media quasi 2 persone ogni 100.000 abitanti ogni anno. Il pericolo per i ragazzi è però sempre lo stesso, quello di una miscela esplosiva, spesso micidiale e mortale, tra alcol e stupefacenti, situazioni che capitano in occasioni in particolare di uscite dalla discoteca, locali o nei punti di ritrovo delle varie città. E infatti Polizia Stradale e Carabinieri segnalano l'aumento di incidenti urbani ed extraurbani, molti dei quali con il coinvolgimento di giovani neopatentati, spesso in compagnia di minorenni.